Massimo, un trekkingista pellegrino viaggiatore alla ricerca di una spiritualità ecumenica, sto salendo dal bosco per il sentiero che porta a Fonte Colombo. Siamo a Fonte Colombo, guarda, fra un po' arriviamo qui. Francesco meditò digiunando per 40 giorni per poter scrivere la regola, capito? 40 giorni. 40 giorni, come sì. Gesù Cristo nel deserto. Certo. Poi la regola, 12 punti, come 12 apostoli. Esatto, come le 12 costellazioni. I numeri ritornano, i simboli ritornano sempre. Bel posto, in ogni caso. No, c'è un po' freschetto però questo giubbino che mi hai dato. Hai visto? Hai visto? Italia Slow Tour. Sei l'ambassador. Con grande piacere. Dove li puoi raccontare? Beh, sicuramente in America, perché non te l'ho detto, però io lavoro per una rivista americana, l'Americano Magazine, e quindi sicuramente farò un reportage. Vai. Su queste cose che abbiamo fatto. Bene. Questi giorni insieme. Bene. Bene. Arrivati! Ci attende Frate Marino. Eccolo! Oh, eccomi, buongiorno. Ciao, benvenuti, pace bene. Benvenuti, benvenuti. Padre Marino, buongiorno, eccomi qua, sono io. Come ha avuto la vocazione? E quando mi sono chiesto che senso ha questa vita. Oh Dio! Che senso ha? Ce la chiediamo spesso. Vivere, che senso ha vivere? Laico o sacerdote? Sacerdote. Sacerdote. Sì, sì, sì. Francesco non voleva cambiare il mondo, non voleva cambiare le persone, voleva semmai cambiare se stessi. Si comincia sempre da lì. La prima rivoluzione l'ho dovuta fare dentro di me. Erano anni difficili e bisognava capire proprio quello che Francesco ha intuito. Questo luogo è fondamentale perché Francesco ci arriva 3 anni prima di morire, quindi ha già fatto la sua esperienza di cammino interiore e anche ha già elaborato una proposta di vita fraterna insieme ai primi compagni. Dai. Qui ha dovuto realmente anche mettere per iscritto qualcosa, perché finché era un piccolo, la regola. Qui scrive la regola. L'ultima regola. L'ultima regola, la terza. La terza, quella che poi la Chiesa riconoscerà come autentica e quindi darà inizio al francescanesimo. La regola francescana non è stata facile da scrivere per Francesco, che alla fine pensava che l'unica regola fosse il vivere seguendo la vita di Gesù. Questa? Questa è la nostra regola francescana approvata tutta qui. Sono 12 brevi capitoli di cui praticamente si dice che la regola e la vita dei frati minori è questa: osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, vivendo senza nulla di proprio, in castità e in obbedienza. Se tutti facessero veramente così, che tipo di mondo sarebbe? È quasi straordinario. Ma ci proviamo, ci stiamo provando con tanti limiti, con tante fragilità. È quasi una decrescita felice, come si augurano molti ecologisti. Eccoci arrivati alla Cappella di Santa Maria. Qui ci troviamo nel luogo più significativo del santuario di Fonte Colombo, perché questa piccola costruzione, che risale al tempo di San Francesco, era l'unico luogo dove lui poteva ripararsi alle intemperie. Certo. Qui ha sicuramente potuto pregare. Questo luogo conserva veramente alcuni affreschi molto significativi. Che stanno restaurando. La sovrintendenza ci aiuta a riportare un po' alla luce. E lì c'è, qui abbiamo lì c'è la Maddalena. Una Maddalena discinta che è però interamente coperta dai suoi capelli, accompagnata dagli angioletti. Quindi ecco perché una donna con questa lunga capigliatura che esagerata la copre fino ai piedi, con un vasetto di olio di nardo, esatto, fa riferimento al testo evangelico che dice: quella donna bagnò con le sue lacrime i piedi di Gesù, gliela asciugò con i capelli dopo aver spezzato un vasetto di olio profumato. Quest'altro lì c'è Santa Chiara, ma è molto più recente, è molto recente, si vede. Già, e poi ci sono questo, c'è questo Cristo, questo benedicente, che forse figure c'era. Sì, sì, questo sicuramente. Questo c'era. Quindi qui c'è stato lui, qui è stato lui. E qui ha lasciato anche il segno che lascia in molti luoghi che lui visita il famoso Tau francescano. Per questo Francesco addirittura nei tuguri che abitava con i compagni e dove si fermava la notte per passare la notte,
faceva questo segno. A proposito di tuguri, allora andiamo a vedere anche la grotta. Sì, quindi io la ringrazio. Grazie. La ringrazio di cuore di questa visita. Vi auguro, a Massimo auguriamo un percorso di rinnovamento qui, tra i nostri sentieri. Sono venuto proprio per di questo. Conversione. Arrivederci, pace bene, pace bene. Allora, convertiti. Mi sto già convertendo. In realtà bisogna essere più ecumenici possibili, no? E accogliere poi tutto alla fine, no? Andiamo a vedere la grotta di San Francesco. Un posto veramente panoramico. Bellissimo. È questa? Ah, eccola. Ecco la famosa grotta. San Francesco era veramente un eremita. In questi luoghi, questi anfratti, così uteri, veri uteri, no? Della terra. Luoghi da eremiti, per i quali l'isolamento dal mondo era necessario per ricongiungersi al sacro. E leggendo la regola di San Francesco, trovo un capitolo che è un messaggio per noi. Oltre la povertà, la castità e l'obbedienza, la regola parla di... come i frati debbano andare per il mondo. Andiamo per il mondo anche noi? Andiamo per il mondo, vai. Eccolo! Ciao. Ecco, voi siete del CAI? Siamo del CAI della sezione di Rieti. Ho capito. E dove state andando? Noi siamo diretti prima a Rieti e poi al Santuario della Foresta. Quel versante laggiù al sole, vedi che bello? Laggiù andiamo adesso. Proprio nel versante opposto della montagna. Beh, quasi quasi vengo anch'io allora. Come vuoi, tanto sei attrezzata, sì, hai sì, sì. Ok. Tu vieni? Beh, magari proseguo il mio cammino, faccio scorazzare un po' d'avola. Ho capito, quindi ci salutiamo. Grazie. Ciao ragazzi, ciao. Buon cammino. Ciao,